Sì, da quale motivo ha deciso di azzerare la giunta? Ma è stata un'azione che è dettata proprio per trovare un equilibrio per la città, un ambiente estremamente rissoso che si è sviluppato negli ultimi tempi, sembrava essere l'unico obiettivo all'interno delle attività politiche del territorio, e questo non mi sembra corretto. È stato cercato di avere più volte delle interlocuzioni al fine di poter trovare un cammino unitario per poter dare le risposte che le persone si aspettano, ma non si è mai arrivato a degli atti concreti. Oggi invece, con un atto concreto, con un azzeramento, credo che sia un messaggio chiaro per dire io sono qui per poter operare per il bene della città, e tutti coloro che ne vogliono fare aperti e ne vogliono fare parte possono e hanno l'opportunità di farlo. Lei parlava di atti concreti, cosa vuol dire che la giunta non ha messo in atto atti concreti? La giunta ha fatto sia atti concreti, per questo lo ringrazio per il grande lavoro che hanno fatto, ma era una giunta che aveva un taglio di tipo tecnico. Forse adesso, dopo a metà del mio mandato, occorre che la giunta prenda un taglio di tipo più politico. Dunque, per lei non è un provvedimento sanzionatorio nei confronti della giunta? No, per nulla, lo ridico all'interno del documento, ma fra le altre cose devo dire che le cose che sono state fatte lo confermano tra le tante difficoltà. Gli investimenti per il territorio e tutta una serie di attività che forse, come qualcuno ci rimprovera, non abbiamo saputo pubblicizzare, ma in realtà abbiamo sempre cercato più che altro di realizzare. Meglio vendere, tra vendere pubblicità e realizzare cose, abbiamo preferito fare atti molto concreti. E se cominciamo ad osservare, ce ne sono tanti, dalle famose vie d'ingresso della città, che erano un tormentone quando ero diventato sindaco, fino alla pulizia delle spiagge o al contesto generale della città in varie sfumature, in vari punti. È chiaro che i problemi sono tanti e che occorre del tempo per poterlo risolvere, però non è sicuramente un problema di tipo individuale, ma è proprio una scelta per poter dare un messaggio chiaro a tutte le forze politiche del territorio di dire: noi abbiamo avviato un percorso, condividiamolo. C'è già un ventaglio di probabili assessori? La cosa importante è che per me la logica degli assessori rimane sostanzialmente invariata. Un assessore occupa una poltrona difficile, non un posto da occupare in modo sterile, quindi chiederò la massima attività. Quindi la cosa che importa è che invece si abbia quel sostegno per poter aiutare a lavorare meglio coloro che prenderanno il difficile ruolo di assessore. Comunque lei non ha più una squadra di governo, per un attimo ha pensato anche di rassegnare le dimissioni? Ma come ho detto poco fa, è chiaro che ci sono delle azioni che vengono fatte per poter dare governabilità alla città e per trovare delle soluzioni ai problemi giornalieri. Le dimissioni del sindaco sono l'ultima azione in caso che non ci siano opportunità di prospettive. In realtà le prospettive si costruiscono con il lavoro, e questo non ci ha mai spaventato.